Derby dalle mille emozioni. Al comunale di Molfetta si materializza la clamorosa vittoria della Molfetta Sportiva contro il Molfetta Calcio per 1-0. Le due squadre passano due momenti differenti. La Molfetta Sportiva non vince dalla prima giornata ed è ultima insieme al San Severo, mentre il Molfetta Calcio si presenta al match con un filotto di 4 vittorie consecutive. La partita si infiamma già all'ottavo minuto. Cesareo conquista palla da un pasticcio difensivo, si dirige verso la porta ma viene fermato da Elia. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è rosso diretto. Gara che potrebbe tornare in parità numerica al quarto d'ora. Ventura riesce ad ingannare la linea difensiva avversaria superando pure il portiere, ma Touré lo placca. Il direttore di gara questa volta non usa il pugno duro e ammonisce il numero 5, con le vibranti proteste dei giocatori di casa. Dal calcio di punizione ottenuto, Vitale regala solo la gioia dell'illusione del gol. Al 18° minuto, Bartoli crossa in mezzo per Vitale che calcia al volo, tiro centrale respinto da Orizzonte. La palla ritorna al numero 10 che ci riprova, ma la sua conclusione questa volta è deviata in corner. Alla metà del primo tempo Vitale calcia ancora dal limite dell'area ed Orizzonte respinge di nuovo. Alla mezz'ora Vitale serve Ventura che calcia, ma Orizzonte è una saracinesca e mette in corner. Sul finire del primo tempo arriva l'inaspettato gol avversario. Antonelli sulla fascia mette in mezzo per i suoi compagni, ma il suo traversone finisce in porta e Petruzzelli non riesce a tenere bene la palla che termina in rete. Il primo tempo si chiude con il clamoroso vantaggio degli ospiti. La ripresa si apre con la scintilla di Zambetta, che si rende pericoloso calciando in area, ma Petruzzelli è attento e respinge. Al terzo minuto Vitale ci prova dalla distanza, la sfera sfiora la traversa. Al decimo minuto Vitale batte il corner servendo Andriano, che si aggiusta la palla e calcia, ma Orizzonte con un colpo di reni respinge ancora una volta. Al 26° minuto tiro di Legari da calcio di punizione respinto con i pugni da Orizzonte. Al 41° minuto arriva la seconda espulsione per la squadra di casa. Bartoli commette fallo su Cesareo e riceve il secondo giallo, lasciando la sua squadra in 9 uomini. Sul finire di partita, assedio totale del Molfetta Calcio. Vitale calcia una sassata in porta che scheggia il palo interno e infine viene parato in due tempi da Orizzonte. Al 49° minuto il direttore di gara espelle il terzo giocatore del Molfetta Calcio per un fallo di frustrazione. Il derby finisce con l'incredibile vittoria della Molfetta Sportiva che conquista la sua seconda affermazione in campionato. Si interrompe proprio nella stracittadina invece la lunga serie di successi per la squadra di Pino Giusto. Domenica la Molfetta Sportiva ospiterà in casa il Gallipoli, mentre il Molfetta Calcio giocherà contro la Forti Saltamura in trasferta.